Ciao ragazzi, ribenvenuti sul canale e ci tenevo a porvi un quesito dopo tanti chilometri che ho fatto con la mia Blackie. Che differenza effettiva c'è su Upper 500 tra i cerchi da 17 e i cerchi da 18? Come abbiamo già visto anche in altri video sul canale, ho avuto la possibilità, grazie a Found Metal, di andare a omologare i cerchi da 18 sia per le estive che per le invernali sulla mia Upper 500. L'ho provata davvero in tutte le salse, sia con i cerchi da 17, con gomme stradali, con semi-slick, con semi-slick di livello come le Advan a 0,52 che monto adesso e utilizzo in pista, e sia con i cerchi da 18 con gomme stradali, semi-slick e soprattutto con le invernali sulla neve. La prima differenza sta nella gommatura. Nei cerchi 17 troviamo una gommatura 205-40-17, mentre nei cerchi 18 una gommatura più larga, però con spalla più piccola, 215-35-18. La differenza sostanziale nella gomma in sé sta soprattutto nel prezzo. Ad esempio, le classiche, senza far pubblicità, ma ormai le più famose, Nankang NS2R da 17, le troviamo anche online tra le 80 e 100 euro, mentre con la gommatura da 18 le troviamo tra i 100 euro e i 150 euro in base a quelle che sono le disponibilità, e vi posso garantire che sono un po' stringate, spesso volentieri faccio fatica a reperirle da 18, però vabbè, io voglio montare delle gomme semi-slick comunque di un certo tipo, e sulle gomme da 18 le uniche che possiamo trovare sono le Nankang NS2R. Io adesso attualmente con i cerchi a 17 monto dei Found Metal 9S con ET35 e canale 7, guardate che belli in colorazione gold, però rispetto ai cerchi da 18 sono veramente molto più piccoli. Esteticamente a me piacciono un po' meno, perché i cerchi da 18 la rendono molto molto più stance, molto più aggressiva, molto più sportiva e incazzata, mentre i cerchi da 17 sono un po' più piccolini, soprattutto se andiamo ad acquistarli o montarli di una colorazione nera. Ovviamente poi questo va a gusti, vediamo la differenza effettivamente con i cerchi 17 e i cerchi 18, e per me la differenza è sostanziale, ovviamente va anche in base a quello che è il disegno. Un gran vantaggio dei cerchi 17 sull'Upper 500 sono gli ingombri, guardate come è praticamente risicata la gomma, il cerchio all'interno di quello che è il parafango, e già qua vedete quanto spazio c'è. Purtroppo con i cerchi da 18 andiamo spesso e volentieri a toccare, soprattutto se montiamo una gommatura comunque con una spalla abbastanza importante. Con i cerchi da 17 l'auto ha un inserimento molto più cattivo, molto più diretto, il volante è anche molto più reattivo nei cambi di direzione, la macchina ha un'accelerazione parecchio più fulminea, e soprattutto in piste come magari Castelletto, in un bel passo di montagna, tra le curve è la soluzione più ideale se ovviamente vogliamo divertirci e avere un'auto parecchio competitiva a livello di handling. L'accelerazione alla macchina non dico che va troppo di più, perché quello che ho visto in base alla mia esperienza va anche in base a quella che è la potenza. Io con 270 cavalli e quasi 400 Nm di coppia non sento proprio così tanto una differenza abissale con i cerchi da 18. Però capisco che se qualcuno magari ha l'auto totalmente originale o magari massimo di 200 cavalli, andare a recuperare quello che è il gap tra il cerchio 18 e il cerchio 17 con quella potenza è abbastanza difficile, l'auto tende a essere un pochettino più lenta. Anche in pista il cerchio 17, soprattutto in piste come Castelletto e Tazzi Nuvolari, fa tanto la differenza. La macchina, come vi ripeto, è molto più reattiva, ha un inserimento molto più diretto, in percorrenza è parecchio più agile. In linea generale anche la comodità cambia tra il cerchio 17 e il cerchio 18, soprattutto a causa di quella che è la spalla da 35 sui cerchi da 18. Però vi posso garantire che l'effettiva differenza a livello di comfort è data soprattutto da quella che è la tipologia di gomma che andiamo a montare. Ad esempio delle Michelin Pilosport 4S per la gommatura da 18 sono parecchio più comode delle Nankang NS2R da 17. Ragazzi, prima di continuare il video, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, un supporto totalmente gratuito ma che per me è parecchio importante, e lasciatemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ed eccola ragazzi, adesso invece con i cerchi da 18 montati.
Questi qua sono i Fondmetal 9RR oro da 18 con canale 7 e DT35. I classici che ho montato sono stati i primissimi con la quale ho fatto l'omologazione NAD a libretto, un processo comunque non così tanto difficoltoso come si pensa. È stato tantissimo semplificato per appunto riuscire ad omologarla senza troppi sbattimenti, perché effettivamente prima era veramente impossibile, lunghissimo come procedimento, mentre adesso tra virgolette in un attimo riusciamo ad omologarli. E io esteticamente, ragazzi, la preferisco tantissimo. Guardate che belli che sono, come sono giganteschi, come la rendono più cattiva, più incazzata, e soprattutto come spaccano, soprattutto anche in movimento, danno un effetto bello bello grande che a me fa impazzire. Circa 18 l'auto, ammetto ragazzi, è un po' più goffa, l'inserimento non è così diretto, devo dare un po' più di sterzo per potermi inserire o comunque affrontare la curva, diciamo, quasi allo stesso modo. Però una gran cosa positiva che abbiamo maggiore stabilità e soprattutto maggior trazione, essendo la gomma da 215 rispetto alla 205 della gommatura da 17. Ovviamente andiamo a perdere un po' di appoggio, siccome la spalla è da 35 e non è da 40 rispetto alla gommatura più piccola. Possiamo immediatamente vedere la differenza di gommatura, siccome la 18 ha una spalla da 35 nettamente più stretta e una larghezza nettamente maggiore da 215. Se dobbiamo andare forte in un passo di montagna, la soluzione più intelligente è assolutamente la gommatura da 17, perché la macchina è nettamente più bella da guidare, non ci sono assolutamente discorsi che possano dire il contrario. È più agile, più scattante, soprattutto calcolando quello che è lo scopo e lo stile della 500 Abarth come piccola sportivetta, ha più senso nettamente. Però io preferisco tanto a livello estetico quello che è il cerchio 18, e nelle lunghe velocità, magari nei lunghi curvoni come possa essere Monza, abbiamo maggior trazione, maggior stabilità, soprattutto anche in uscita di curva. Andiamo a perdere un po' di accelerazione nel lungo comunque, e questo un filo comunque si nota, nonostante la tanta potenza a disposizione, la tanta coppia che ho anch'io sulla mia 500 Abarth. Guardate anche l'impianto da 330, quanta aria ha in più con circa 18. E voi ragazzi, in conclusione, quale set di cerchi andreste a scegliere? I cerchi da 17 con gommatura 205 40 17 per avere un'auto molto più reattiva nel misto stretto, però con una stabilità e grip minore, o i cerchi da 18 veramente unici, in pochissimi li montano, abbiamo l'auto un po' più goffa però parecchio più stabile, abbiamo parecchio più grip, e poi esteticamente, ragazzi, a me fa letteralmente impazzire. Io non ho questo problema perché ho scelto di averli entrambi, i 17 per la pista, siccome le semi slick migliori sono disponibili solo per la gommatura 17, e i 18 per l'uso di tutti i giorni e soprattutto per gli eventi. Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.